Io sono venuta per il problema appartamento Bonuglia, caserma Polizia Municipale, una questione che ha tirato fuori anche Schiappa nell'ultimo consiglio comunale. Domanda: come ha catastato questo appartamento e se è previsto nel contratto del comandante? Semplicissimo. Cioè, Renato, io non posso rilasciare dichiarazioni, mi deve autorizzare il sindaco, non Cioè, chiedete, se no. viene un No. comune cittadino e le viene detto se un appartamento è accatastato si possono rilasciare dichiarazioni. Nella misura in cui riguardano il Devo comandante fare non si possono delle rilasciare. Io ho azioni? delle No, foto. assolutamente. Abbiamo una cucina, un bagno corredato di lavatrice, stanza da letto, tendaggi vari. Io voglio sapere se questa cosa è lecita oppure no. Semplicissimo. Io non posso rilasciare dichiarazioni, c'è il Non sindaco avevo dall'altra dubbi. parte, mi autorizza il sindaco e Allora, quindi possiamo parliamo. chiedere se il sindaco autorizza gentilmente? Prego. Io devo andare a Andiamo chiedere. insieme, Anche faccio sì. aspettare e C'è faccio. sta polemica in corso, che ha tirato fuori pure Giovanni Schiappa nell'ultimo consiglio comunale, riguardo a questo appartamento che, insomma, è stato messo a disposizione del Non è comandante vero Bonuglia. assolutamente, posso smentire fermamente che non si tratta di un appartamento. Ma io ho le Né, foto. eh? Ho le foto. Vedilo, né un. Nelle foto è camera da letto, No, cucina. lasciamo. No, 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 no. Sì. Allora, ti posso spiegare il motivo per cui io. Perché se no, Sì, altrimenti. come no? Si tratta che ha messo una brandina, quindi dice, come la vuoi chiamare? Camera da letto? Chiamiamola camera da letto, se si può definire camera da letto, ma io a me è stato detto che è una brandina, quindi un lettino vicino, attiguo a un deposito di munizioni e di armi. Ragione per cui, se non c'è nulla di male, che se il comandante voglia, da notizie di polizia giudiziaria che solo lui può sapere, voglia restare a fare la guardia la notte, non solo all'intera caserma, ma non solo in particolar modo a questo sito sensibile di munizioni e di armi, ma a tutta la caserma, io non ci vedo niente di male che il comandante possa soggiornare anche da notte, senza aggravio di spesa, né di, perché non ci sta a chiedere niente di, per questo straordinario che lui compie, possa soggiornare all'interno della casa. Se ci sta un fornello dove possa, per mantenersi Sì. sveglio tutta la notte, possa avvalersi di una macchinetta del caffè, io non ci vedo niente di male Signor se si parla sindaco, di mi caffè. scusi, Questo è il non c'è problema. né fornellino e non c'è nemmeno, come dice lei, il lettino. C'è una camera da letto completamente arredata, una cucina con mobili completamente arredato, un bagno completamente Un arredato, bagno non provvisto di esiste. lavatrici e tendaggi addirittura nella camera da letto. Io Ma non adesso è sono vero, io stata al questo non so, comando. se ce l'hai le foto, io non lo C'ho so le foto, perché tu però le capisci, sto però io non dicendo. ce l'ho le foto, né sono Le faccio stato vedere le fatto. foto che sono a mia Io ho disposizione. disposto un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico, mi fanno una relazione, mi fanno sapere come sta Ok, la io sono situazione. andata adesso perché ovviamente io non scrivo per sentito dire. Mi sono arrivate delle foto e sono andata anche al comando. Guarda caso, ho dovuto prendere appuntamento, non mi hanno fatto entrare, non mi hanno fatto. Cioè, Questo non te lo se so dire perché guarda, una cosa. a me senza appuntamento sei entrata Sì, se una tranquillamente. cosa è lecita, qual era il È problema che mi facevano visionare questa probabilmente, camera da guarda, letto? è perché è una questione di sicurezza, perché ti ho detto che questi attiguo a questi locali ci sta il deposito di munizioni e di armi Sindaco, da parte della io caserma. le faccio Quindi vedere ci adesso stanno le dentro. foto, c'è una camera da letto Sì, ma io ti ho completamente arredata. detto che in maniera attigua ci sta un locale dove vengono depositate le armi e il Ok, e munizioni. st'appartamento sto dicendo è lecito o non è lecito? Ci sono ci stanno accatastamento di questo appartamento? No, Questa è la quelli mia sono i domanda. locali, sono i locali della caserma. Sono i locali della caserma Adibiti però a così. camera da letto, No, cucina, adibito, soggiorno no, e bagna. adibito temporaneamente a un luogo di sorveglianza Ma non è un H24. luogo di sorveglianza, è un Guarda, appartamento dipende completamente come lo vedi tu. arredato. Noi lo vediamo come, lo si può vedere come Ma luogo di ci stanno delle sorveglianza. carte, dei documenti che Ma autorizzano a fare guarda che questo? nell'organizzazione di un comando, tanto più di una caserma,
il comandante è no, il no, che no, fare. Sindaco, ah, no. Ti spiego su no, sindaco, ci vuole no, 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 ci vuole no, ci vuole una regolarizzazione. La caserma dei carabinieri come stanno organizzando? Ma l'hanno fatta appartamento. Ma... No, fermati, io sono la caserma della finanza, come sta? Io sono stata alla caserma dei carabinieri, ma non c'è nessuno. Fatto vedere se il comandante c'ha un alloggio. Il comandante ha un alloggio autorizzato, il comandante dei carabinieri ha un alloggio autorizzato, così tutti i carabinieri. Sì. Là ci sta. Se la notte vanno a uno due guardie 24 ore su 24. Sta lì in guardia sulla sedia, non ha nessuna brandina. Qual è il I carabinieri non hanno e non avranno problema a farmi visionare la caserma, ci sono andata. Io vi faccio vedere adesso. Camera da letto, camera da letto, cucina, soggiorno, cioè di tutto di più. Allora, ma anche se c'è una no, le foto parlano chiaro. Io ho chiesto i documenti, vi faccio vedere. Di una brandina. In un locale attivo a un deposito di armi, quindi luogo sensibile che adibito a guardare. Ma non parliamo di una brandina. Quando mi relazioneranno per iscritto e mi risponderanno alla mia richiesta, i figli della risposta, pari pari, ta passi, cara signora Assunta Cavallo, è tutta la legge. Perché non parliamo e fai di... tutte le tue valutazioni. Certo. A fine quando? A me non mi rispondono questa situazione. Io... No, ma la valutazione non è che la devo fare io. È un atto confidenziale che ti sto dicendo che dai primi riscontri risulterebbe questo. Vediamo quello che ci scrive. È un atto dovuto ai cittadini, sindaco, non a me, perché i cittadini si stanno chiedendo perché è stato fatto questo appartamento, se è nella norma di legge o no. Noi risponderemo ai cittadini se è dovuto o non è dovuto che il comandante si possa fare un appartamento, no, perché era un appartamentino. A me risulta di una stanza, non so manco di quanti metri quadri, ma non penso che no, sia. Lei ha detto una brandina attigua all'armeria. Un locale attigua a un deposito adibito a deposito a un luogo una stanza adibito luogo di deposito di armi e munizioni. Ma però quindi, dalle, se per motivi, dalle immagini si vede una camera da letto, una cucina e un bagno. Va bene, se, io sono andata però, sindaco, non mi hanno fatto entrare. Suoi, no. Ma se non c'era nulla da nascondere mi facevano entrare. Ma sono a vedere. Io non posso dire perché non l'hanno fatto entrare. Io, per esempio. Non ci sono se c'è una polemica in atto e se nessuno ha la coda allora, di paglia sì, ti fanno entrare e ti fanno vedere. I militari non possono andare incontro alle polemiche oppure cavalcare polemiche. I militari devono attenersi a quelli che sono gli ordini di servizio da parte di un comandante. Perciò ci sta la gerarchia militare. Adesso gerarchicamente. Certo che il comandante il sindaco, non mi poteva far entrare. Il sindaco ha chiesto una relazione sia al comandante che a Catanzaro. Sto in attesa di questi riscontri per iscritto. Manderanno a fare una verifica di persona, certo, mica ci possono andare. Certamente. Certo. Aspettiamo ste verifiche. Ci sentiamo, non ci sottraiamo. Le foto, certo, non voglio dire. Siamo certo a dare risposte ai cittadini. Se voi non avete documenti, vuol dire che questo appartamento è stato fatto, voglio dire, senza l'autorizzazione. Ma non si tratta di appartamenti. È un appartamento. Di locali della caserma ad uso del comando dei vigili urbani. Temporaneamente dei vigili, non del comandante, dei vigili. Sì, dei vigili appunto, che non è ma una, che sala na- è... una sala ricreativa dovuta a tutti i vigili, dedicata a tutti i vigili. Ma lei qua lo sa parliamo... che ci sta un dispenser, una poltrona relax per i vigili? Sindaco, è arrivata sta cucina per arrivare, vuol dire che è entrato in una caserma. E chi l'ha fatta entrare sta cucina nella caserma? Cioè là parliamo proprio di piano cottura, mobili e quant'altro, vabbè, lavandino e tutto. Il dispenser generale delle merendine. Autorizzato da chi? Autorizzato da chi? Immagino, e il comandante è stato autorizzato dal sindaco dall'ufficio tecnico. Ma non deve autorizzare il sindaco. Ah, non c'è bisogno. Vabbè. Non c'è bisogno. Perché l'uso dei locali lo hanno il comandante per polizia municipale. Non è così. È uso militare. Non è così. Cioè, non perché... pensi che in una caserma per fare un alloggio ci vuole l'ordine di un generale. No. È il comandante di quella caserma, di quel corpo d'armata. E allora il comandante decide d'armato. Di farsi mandare una vasca idromassaggio, si fa mandare una vasca di idromassaggio in caserma. Ma non, sindaco. Non siamo ridicoli, però non no, schioriamo, ma non è possibile. Ma no. Non ammastiorà. Ma non è che. Ma questo già è assurdo il fatto che nessuno sappia di questo appartamento. Sì, scusi un attimo, scusi. Chiunque di noi può essere sottoposto a delle terapie fisiche e mediche. Se e mi faccio la vasca idromassaggio. No, la vasca idromassaggio. Sto dicendo, è la stessa cosa di una macchinetta di elettroforesi.
qualsiasi cosa possa entrare, allora che cosa... Sindaco, lei mi ha appena detto che sapeva di una brandina. No, io so di una brandina. Oh, e non è una brandina. Non è una brandina, gli ho fatto vedere le foto. Io parlo... No, c'è un armadio, c'è un letto, ci sono dei tendaggi, c'è un bagno, c'è una lavatrice e c'è una cucina arredata completamente. Non è una cameretta con una branda. Penso sia pure molto economico vedendo le fotografie. Ma al di là delle cose. Ci sta una brandina, perché la branda di una volta, ma anche più nelle caserme, sì, esistono. Esistono questi. La cucina con piano couture. Come? La cucina con piano couture. I mobili, e i mobili. Non parliamo di un fornellino, come ha detto lei prima, e parliamo di una brandina. Tenga conto che il nostro comandante non è di Mondragone. Vive, sta per lunghi periodi a Mondragone, che se il comandante si può fare una tazza di caffè nelle ore libere e di relax... Ma non si può fare una stanza, una cucina, con tavolo, con sedie e con tutto? Ah, sindaco, lo no, sappiamo. Mangi sul tavolino? O mangia... Autorizzato da chi a farsi? Allora ma un vigile... Se fa, cioè... quei locali sono a uso di tutto il comando dei vigili. Quindi lei dice che non può essere autorizzato, non ha bisogno io di autorizzazione penso quello che il ha comandante. Fatto. Io non penso che il comandante si sia adibito dei locali ad uso esclusivo proprio, ma i locali messi a disposizione nei suoi confronti, lui a sua volta ha messo a disposizione di tutti i comandi. Se così fosse, diamo la chiave di questo appartamento che lei dice che non aveva bisogno di avere. Facciamo le copie di queste chiavi a tutti i vigili che ci sono nella caserma. Io penso addirittura oltre, cioè che la porta di quello stanzino sia aperta. Ma la cosa, no, la porta per voci di corridoi, ma io questo non posso dirlo, è chiusa. Detto ciò, lei mi sta dicendo che verranno fatte delle verifiche per vedere se esiste questo appartamento. L'ho messo per iscritto. Che noi siamo andati, ma non ci hanno fatto entrare. Io non sono andato, ho chiesto ai responsabili degli uffici tecnici di andare a verificare di che si trattasi e di relazionarmi. Ok, va bene, grazie sindaco. Dove aveva preso appuntamento per venerdì mattina? Ma sì, ma venerdì è troppo tardi. Va bene, allora non è possibile. Non è possibile visitare il locale? Alle 9:30 sì, c'è l'appuntamento. Comandante in sede. Quindi il comandante arriva venerdì, non c'è? Ma il comandante adesso è fuori, ma l'appuntamento è andato per venerdì. Ho capito, ma noi volevamo vedere se c'era... Per quanto mi riguarda potete anche smantellare l'appartamento di notte, per cui... Non è possibile. Lei lo sa se esiste questo appartamento? Io non so nulla di quello che hanno detto, anche perché io sono le sedi giù e non vado bene su per lui. Vabbè, ma se c'è un appartamento qualcuno lo saprà, no? Chiedete tanti. Comunque l'appuntamento è 9:30, se volete venire 9:30 quindi... venerdì... No, io sto dicendo, quindi lei non lo sa di questo appartamento? Io non sono a conoscenza di nulla. Ah, non è a conoscenza di nulla, quindi il vigile ha detto che non è a conoscenza di nulla. Sì, avevamo preso, è vero, appuntamento per venerdì, perché il comandante non c'era. Poi siamo andati all'ufficio tecnico, abbiamo parlato col sindaco, col primo cittadino. A quanto pare, il primo cittadino, a quanto pare, detto dal sindaco, non c'è bisogno di autorizzazioni per fare appartamenti vari, questo lo dice nella registrazione, quindi siamo ritornati nella caserma perché c'è il rischio che se effettivamente c'è questo appartamentino corredato di mobilio, i mobili possono essere portati via durante la notte, ok? Però nessuno ci fa accedere. Questo è quanto.